Ciao tesori, buonasera e benvenuti in un mio video. Lo so, di solito dico buongiorno, però mi sono resa conto che è un po' una cavolata, perché se ve lo dico buongiorno anche quando sono le 3 di notte, capite bene che mi sento io una matta e voi mi prendete per matta. Quindi da adesso, se non è giorno, come la maggior parte delle volte che registro dei video, vi dirò buonanotte. Oggi sono qui perché stiamo per andare in cucina, in realtà, perché aspettate che mi devo rimettere gli occhiali che qui come vedete c'è un po' di casino. Questo è perché ho appena finito di registrare un Get Ready With Me, cioè appena finito, in realtà è passato del tempo da quando ho finito il Get Ready With Me, perché sono stata di là, ho fatto altre robe, ma ho registrato un Get Ready With Me mentre cantavo oltretutto, quindi andatelo a vedere. Ma adesso ho un botto di fame e voglio fare tipo una sottospecie di mukbang, ma che non è un mukbang, cioè nel senso che andiamo, cuciniamo insieme e mangiamo tutto quanto insieme, ma un po' alla buona, cioè un mukbang un po' diverso. Quindi andiamo, essendo notte di là dormono tutti, quindi dobbiamo fare un pochino con calma e chiuderci in cucina tipo silenzissimo. Aspettate, prima che me ne vado, molti l'hanno notato, regà, sì, ho bruciato il coso del ferro, vabbè, lasciamo perdere, dai, ormai mi conoscete. Oh. E invece sentite, questa è la parte brutta del vivere proprio sopra un cacchio di locale. È notte, eh? Che poi la cosa che mi fa morire dalle risate, dici vabbè, c'è un locale qua sotto, però sono tutti carini, stanno, no, litigano e iniziano a urlare. Noi romani abbiamo la capacità di essere rumorosi e sembra che stiamo a litigare, pure se stiamo a dire tipo oh, come stai? Mannaggia qui, mannaggia lì. Poi io ben botto di bene, però lo devi salutare così. Quindi vabbè, diciamo che c'è un po' di casino. Allora, comunque, allora io voglio provare una cosa con Voyos e vi ho fatto venire qua proprio perché voglio provare sta cosa. Aspettate, mannaggia. Ok, ho preso una ciotola perché io oltretutto dovrei lavare qui le cose, ma non posso perché se mi metto a lavare i piatti faccio un casino dell'anima. Che dispiacere, eh. Mamma mia, sono dispiaciutissima, non lo posso fare perché sennò faccio rumore. Mannaggia, lo facciamo domani. Guarda, cose della vita proprio. Ho comprato questo signorino qui che non ho mai fatto a casa. L'ho sempre comprato già tagliato, magari dentro dei poke o comunque nel sushi, eccetera eccetera. Non l'ho mai tagliato, quindi adesso lo facciamo insieme. E ci voglio mettere dentro salmone e sto a fare un'opera di bene a mangiarlo perché scade il 17. Il 17 oggi, quindi raga. Io ho letto su internet che tipo lo devo tagliare prima per così. Quindi il cascato del sale 5 secondi fa, ignoratelo. Così. Ok. E penso anche dall'altra parte che vada fatta sta storia. Pensavo che fosse più morbido. Ok. Oh mio Dio! Sì! È assolutamente inodore, non odora di niente, non odora di nulla. Sì, raga, funziona, raga, funziona, sì. Ok, penso di averlo preso tutto. L'ho messo in frigo, forse non dovevo metterlo in frigo, non so, ditemi voi. Datemi più consigli possibili qua sotto nei commenti. Continuo con questo. Questa l'avevo tolto subito, vabbè. Nel video che avevo visto facevano così, lo toglievano subito. Io a quanto pare ho la mano all'età di Ash, che è pari a zero, quindi va bene. Ecco, questo è un buon metodo per togliersi una gamba. Braccio. Dura la vita. Oddio, ho bucato. Oddio, raga, ho bucato. Ok. Ecco, proprio quello che non volevo uscire. Che figo però, questo è il seme. Quanto è grosso. Ho messo un pochino di sale qua dentro perché c'era scritto di metterlo in questa sottospecie di ricetta che ho guardato. Boh. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo ad assaggiare di là in super silenzio. Ok, qualcosa da mangiare mi serviva assolutamente perché sennò svenivo, perché sto lavorando da ore a un sacco di robe.
Quindi vediamo un po'. Allora, vabbè, questo che mi piace è ovvio, lo adoro. Proviamolo direttamente con un pezzo di avocado. Pronti? Speriamo. È buono! Oh mio Dio, mi piace! È buono, voglio assaggiare un pezzo di avocado. È buono perché da solo non è che sa di chissà quale gran. Perché allora, io stasera ho cenato, nel senso ho cucinato per tutti, ma io non avevo tutta sta gran fame perché c'è veramente un sacco di cose alle quali pensare, fare, quindi non mi andava più di tanto, devo dire la verità, cioè stavo un po' così, no? Quindi ho mangiato pochissimo a cena e adesso essendo così tardi mi era venuta una fame pazzesca, però non mi andava di attaccarmi a roba varia, tipo, non so, merendine. Ho preso una cosa che volevo provare già da tanto. Oddio, mamma, mamma, ammazzo con tutto. Ok. Ho preso un'opzione che volevo già provare da tanto e che mi piace. Effettivamente preferisco i pezzetti che hanno più sale sopra, ma per semplicemente il fatto che sa di più di qualcosa. Ma per il resto è buono perché è fresco. Mi ricorda leggermente la cocumella, ma proprio, regà, proprio i pezzi più duri, ma proprio lontanamente. Ma regà, se vi dico lontanamente, vi dico poco lontana, lontanamente, proprio un sentore. Per chi non è del sud e non sa cos'è la cocumella, è tipo un cetriolo, perché tanta la forma è quella, più o meno è un po' più grosso e un po' più chiaro del cetriolo, però comunque diciamo che è un cetriolo molto molto dolce, buonissimo. Infatti è il mio penso frutto, uno dei miei frutti preferiti. Penso frutto, non penso che sia una verdura, ma un frutto. E questo me lo sta ricordando, ma leggerissimamente proprio, ma comunque la cocumella è la cocumella e qua a Roma non la riesco a trovare. Quando riuscirò a tornare a Lecce, mi sono già messa in testa. Allora, l'ara l'ho già mangiate, le lumache, la cucumella, già fatto. Ale invece ha assaggiato la cucumella, sì, l'ha assaggiata, tipo un mercato, ha trovato questo qui che vendeva le cucumelle. Ma non era come la cucumella vera. Quindi voglio fargliela assaggiare. Poi quest'estate Ale gli ho fatto assaggiare anche i calzoni, si è innamorato, i calzoni leccesi, si è innamorato, raga. Vi dico solo che Cocri, a cui mando un bacione anche Bruno, ciao amori miei, e California Cree, che ha ricominciato a fare video, a proposito andatelo a vedere perché è bellissimo. E insomma niente, praticamente con loro andavamo sempre a fare l'aperitivo e ogni aperitivo, che fosse pranzo, che fosse cena, che fosse pure le 10 del mattino, io e Ale puntualmente ci siamo presi i calzoni. Ecco, scoperto il perché, quando siamo ritornati da Lecce, pesavamo almeno il triplo. Ma un triplo felice, proprio, dice che tu non hai idea. Ovviamente sto scherzando. Per giustificarci, anche se io personalmente mi dovevo guardare manco a 3 km di distanza i calzoni, perché in pratica è come la pizza fritta, più o meno. Cioè, impasto fritto con dentro mozzarella e pomodoro. Una cosa veramente, mamma mia, che posso dire. Nuotavamo un sacco, facevamo un sacco di camminate. Poi dove abita Cree è tutto in salita, cioè tutta una scalinata. E noi ce la siamo fatti un po' di volte. Quindi, insomma, e anche una cosa che non si trova qua a Roma è l'upasticciotto. Ma non si trova. Io immagino, se rimango incinta prima o poi,
E mi viene una voglia di pasticciotto, io giuro che faccio partire Ale. Lo faccio andare a Lecce, gli faccio prendere un pasticciotto e torno. Cioè, la mia seconda gravidanza la voglio perfetta e soprattutto potrò godere del signora, prego si sieda. Sì, anche se non mi devo sedere, mi siedo perché quando avevo 16 anni, anche se stavo tremando, che mi dovevo sedere un attimo perché la pancia pesa, che c'hai 16 anni, che ce n'hai 24, pesa comunque il pancione di una donna incinta. Fatto sta, nessuno mai mi ha lasciato il posto, quasi mai. Oppure comunque non mi facevano mai passare avanti, anche se stavo male, magari con le nausee, non ho mai avuto di queste cose. Quindi anche no, quindi alla seconda gravidanza mi sfogherò parecchio. Se vi piacciono questi tipi di video molto più scialli, nel senso è un mukbang, non mukbang, fatemelo sapere qua sotto, cioè nel senso che potrebbe essere anche un tipo, un nuovo format. Io cucino e poi mangiamo insieme quando mi capita. Se io faccio questa tipologia di mukbang e poi faccio anche l'altra tipologia, quindi quelli classici e in più anche quelli ASMR, non vuol dire che non faccio uno, non faccio l'altro, cioè posso fare tutti e tre, non è un problema. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se vi piace, se vi interessa. Vedete questo? Questo è più duro, voglio provare. Allora, ci sono delle parti che stavano vicino a dove c'era il marloppone. Come si chiama? Il nocciolo? Sono più dure, no? Vedete? Questo è buono. Oddio, però dopo aver mangiato mo volevo dormire. Però non posso perché devo fare tante cose. Domani oltretutto ho un 24 ore da registrare e sarà molto divertente, secondo me sarà veramente divertentissimo perché è un 24 ore che in realtà sarà strapiacevole per me, fidatevi, strapiacevole. E niente, non vedo l'ora che lo vediate, non vedo l'ora di registrarlo più che altro. Però scrivetemi qua sotto nei commenti se volete un 24 ore, cioè tipo voglio 24 ore di. Scrivetemelo qua sotto nei commenti e cercherò di fare il 24 ore che volete, insomma. Comunque niente tesoro, io vi ringrazio per aver fatto con me questo spuntino di mezzanotte, diciamo, e anche se un po' più tardi. E niente, noi ci vediamo come sempre domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. E vi voglio un mondo di bene. Love you. PPS, se stavi mangiando, questa è la foto che devi pubblicare su Instagram. Love you.